Stefania Bonomi, quanto è stato importante per te o comunque che sensazione hai avuto quando un po' sei diventata un fumetto? Beh, è una sensazione un po' straniante, no? Perché ti vedi, ma non ti vedi non è come vedersi allo specchio, è vedere un'altra te, che sei tu ma non sei tu, perché è una forma di parodia, perché è un'estremizzazione, però ci ritrovi dentro episodi della tua vita, alcune tue parole, alcuni tuoi pensieri, quindi fa un effetto un po', ripeto, straniante, ma divertente assolutamente. Comunque parliamo di un personaggio femminile molto forte e oggi, senza farlo apposta, insomma, quanto è importante i personaggi femminili in una giornata, in un momento come questo? Allora, le donne sono importanti come sono importanti gli uomini. La forza delle donne esiste, c'è sempre stata. Ogni donna è diversa dall'altra ed esprime la sua forza in modo diverso. Il personaggio è un personaggio forte perché deve affrontare, nel corso della vita anche delle esperienze, degli eventi, duri, difficili da affrontare. Per quanto riguarda la mia vita reale, la forza poi diventa una necessità, cioè sei forte per forza un po' alla fine, ecco. Gli eventi che devi affrontare ti costringono ad esserlo. Invece, Maurizio Torisi, per te com'è stato, insomma, disegnare prendendo spunto da un personaggio reale, di un personaggio in carne ed ossa? Solitamente nei miei fumetti prendo sempre spunto da persone che conosco. In questo caso ne ho dedicato uno intero a Savina perché meritava e devo dire che è stato molto divertente disegnarla. E basta, non ho nient'altro da dire. Carlo, lui dirà di averlo